Ma i 5 Stelle sono cambiati tanto, ma gli mancano ancora alcune cose, che però non sono difficilmente modificabili, cioè loro hanno scelto di essere un partito in tanti aspetti, ma non in quello di avere una vera struttura dietro, il che significa che tutte le competenze che maturano le sviluppano nelle istituzioni, sono un partito di eletti, non sono un partito che ha una struttura che produce idee e programmi per gli eletti. Questa è una cosa molto complicata da superare, ma che secondo me è necessaria, perché chi avrà fatto due mandati alla fine di questa legislatura rischia di finire in altri partiti o scomparire. Invece ai 5 Stelle servirebbe dare uno sbocco alle esperienze e alle competenze che maturano. Quali sono state le critiche che sono sempre state mosse contro i movimenti di protesta? Il fatto appunto di essere solo di protesta, il fatto di non costruire ma soltanto dire no. E poi, oltre al contro, all'andare contro, a dire no, che cosa resta? Si misureranno sul fatto di essere all'altezza della promessa di cambiamento che hanno dato al Paese. Poi in che forma questo si declinerà dipende da tante cose, dagli incastri con la Lega, con eventuali altri partner di governo. Però verranno giudicati sulla discontinuità, se saranno capaci di dare un segnale drastico di rottura col passato, di stile ma anche di risultato. Popolo, cittadini come li chiamano loro, che però sono appunto cittadini indistinti di un tutto omogeneo, contrapposto a una classe politica sfruttatrice e via dicendo. E credo che qui vi sia il grande successo del Movimento 5 Stelle. Io credo che ci sia un nuovo bipolarismo populista, cioè i 5 Stelle hanno fagocitato quello che restava del centro-sinistra. E però con un approccio populista, che non vuol dire necessariamente una cosa negativa, ma è parlare alla società come se fosse tutta un insieme, un popolo omogeneo. La Lega ha fatto la stessa operazione a destra. Come ci sono state larghe coalizioni in un'epoca bipolare tra PD e Forza Italia, ci può essere una grande coalizione tra 5 Stelle e Lega, ma non perché sono la stessa cosa, semplicemente perché sono i due protagonisti delle due aree principali in cui si è diviso il paese, che sono anche nord e sud nello specifico.